Breaking news! Pam! Prima di iniziare il video abbiamo una notizia da darvi. È uscito il nostro post per celebrare il milione in edizione super limitata. Hai detto post? Hai detto post. Detto post. Detto post. Ma invece è un poster. È un poster. È un poster. È un poster. Lo trovate sul Bello. Nostro store, di cui trovate il link in descrizione. Come diceva Cesare, limitato rimarrà per un pochino di tempo finché avremo voglia di celebrare questo traguardo di cui, per cui, vi ringrazio. Si mangia il pesce oggi? No. Ah. Space Valley! Riverenze a tutta la valle spaziale. Che bel giorno che è oggi, perché finalmente mangiamo l'aragosta. Facciamo entrare i crostacei. È buono col carapace? Perché ci sono io? Ma scusa! Ma no! Tonno è diventato ufficialmente la mascotte dei nostri cereali. Ma io non lo sapevo. Applauso a Tonno! Ogni scatola di pseudo cereali, poi capirete perché, ha un giochino Bello. Sul retro. Su Around the Valley è appena uscito un video super noioso in cui Frank Aquila gioca a tutti i giochi dentro a queste scatoline. Ho sempre trovato il mondo dei cereali molto banale. Girano tutti lì intorno, sempre alle solite cose. Perché che cos'è un cereale? Che cosa cos'è fa un di un cereale un cereale? Cos'è un cereale? Probabilmente la presenza dei cereali. Per noi oggi invece è semplicemente un oggetto che viene rilasciato all'interno del latte e cucchiaiato, poi trasferito in bocca. Possono essere cereali? Allarghiamo gli orizzonti come solo noi sappiamo fare. Svecchiamo questi cereali, sì. Esatto. Partiamo. No, quelle ne abbiamo due. Fonzies. Vorrei far partire. Aspetta, prima di partire, ieri un mio amico mi ha detto: guarda che tu soffri di disturbi d'attenzione. È vero. È vero, te ogni 10-20 secondi resetti, ma è sempre stato così. Mangiamo i cereali. Perfetto. Vorrei far partire una civil war nei commenti. Si mettono prima i cereali e poi il latte o prima il latte e poi i cereali? Secondo me l'abbiamo già chiesto 24 volte. Può essere. Ogni però volta dobbiamo che continuare sotto. A chiederlo finché non c'entra in testa. Vado, eh. Galleggiano. Un po' belli timidi però, eh. Bellini. Ma ti dico, se me li servissi non pensare che non sono cereali. Io sarei compiaciuto. Io vi devo dire la verità, le Fonzies sono tra le mie patatine preferite. Sono veramente buoni, ma il problema è proprio quello, cioè l'odore che sale non è buono. Come non no? È buono, però se ci pensi, con cosa si fa il formaggio? Con? Con il latte. Con il latte. Cioè, questi sono snack di mais al formaggio. Tornano sì, a casa. No, 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 è vero. Il problema di base è che i Fonzies, ti faccio io una domanda, di cosa odorano? Piedi. Esatto, odorano piedi. Di piedi. È vero, un po' di piedino. E l'odore che sento in questo momento è piede al latte. È vero, è vero. Viene su un piede dolce. Un piede dolce. Assaggiamo. Porca vacca. Buonissimi. Buoni? Sono veramente buoni. Pensavo sarebbero diventati immediatamente molli. Invece tengono la croccantezza. Sono pazzeschi. Non dico che sono il mio cereale preferito, quindi mangerei tutti i giorni. I pepitoni sono imbattibili. Okay. Sono assolutamente quotidiani. Provate a sorseggiare il latte per vedere se ha lasciato la sua impronta il Fonzie. Anche perché il Fonzie ha la farinetta, ti sporca. Esatto. Non c'è troppo sapore di formaggio? L'odore più che altro. È l'odore, piace. Esatto. Very, very approvati. Nella mia top 3 dei cereali. Possono essere cereali? Sì. Orsetti gommosi. Guarda che questa cosa, secondo me, in America la fanno. Versiamo. Ora abbiamo fatto come orsetti. Voleva Nelson. Prima grazie. I cereali, poi il latte. Ma sono giganti questi orsetti. Sono degli orsoni. Sono degli orsoni. Questo latte era già aperto. Beh, l'ho aperto io, Nelson. Quello di prima, scusa. Te l'ho preparato. Voi attentate alla nostra vita. Ma io ti ho preparato. Ho il terrore da sempre. Attentato. Abbondi. Abbondio, don Abbondio. Ma non si sono mossi. Non si sono mossi. Sono pesanti, ma perché sono grossi. Un galletto. Diversi il latte, signorino. Ne abbiamo solo una? Prima ne abbiamo usata una, signorino. Don Abbondio. Guardate che brutte fattezze hanno una volta impregnati di latte. Sai perché sono orrendi? Perché sembrano pieni di crosta lattea. E prende quella crosta che si stacca dalla testa che dei schifo, bambini. Dai. Ma che schifo, ma cos'è? Assaggiamo. Allora, io l'ho preso al kiwi. Tu ne hai preso solo uno, potevi prendere un mix, dai. Il tutto è molto inutile. Però il latte quanto è buono. Cavolo, da quanto non bevevo il latte zuccherato. Il biberon, che mi facevo fare anche un po' da grande. Con il latte un po' da grande, un po' da grande. Ma perché lo facevano mia sorella e dicevo dai, fatelo. Ma quanti anni? Ma proprio il biberon. Ma proprio il biberon. Con dentro il latte con il miele. Ma perché non beviamo più dai biberon? Perché è roba mega ludica. Ma sai perché? Perché io so che il biberon, quando lo vai a succhiare, comunque ti storgi i denti. Ti storgi i denti. Ah, è vero. Cioè diventi un cavallo. Ma torniamo al biberon. Dai, sarebbe bellissimo. Ci compriamo a Space Valley tutti i biberoni. Al posto della tazza. Ma dai, riga inquietante. No, vabbè. Comunque, torniamo qui un attimo. Sono inutili perché quando li metti in bocca, la tua bocca lava via tutto il latte e ti lascia l'orsetto che dura tantissimo, devi masticare per mezz'ora e non credo faccia neanche troppo bene. No, infatti. Possono essere cereali? No. No. Broccoli. A chi non piacciono i broccoli, alzi la mano. No, a me piacciono un po'. Io l'ho scoperti da poco, ma sono buoni. Io qui metto prima il latte. Ah, ce l'hai già. Ma come ha fatto? Ma se l'avevamo pronta qua? Forse a Cesare non basta. Per me basta. Certo che mi basta. Ora delle bombe.
E adesso schizza sicuro. Posso dire contrasto cromatico pazzesco, sì, bellissimo. No, bello da vedere. Che puzzetta però che fa. Come che puzzetta? Ma sanno di bosco. Sanno di puzzetta. Ma non sanno di bosco, sanno... Sanno di puzzetta. Sanno di puzzetta. Secondo me questa colazione salutare è da salutare. Qualcuno molto lo porti triste, in molto preparata. Triste, molto no, è che se dovessi mangiare una roba del genere dopo 10 minuti avrei fame. Sicuro. Croccare e croccano. Crudi sono molto più buoni che cotti. Ma veramente? Cosa? Non sapevo che c'era. Aspetta. Croclo? No. Si fuori quelle robe strane, tipo staccionata in un giorno di sole. Ah, gli gnocchi al formaggio di tuo nonno. Altaleggio. Altaleggio. Facciamo entrare il taleggio. Sì. Quindi ora dai un morso al taleggio, no, per sentire. No, c'è la compagnia, è ospite. Ah, okay. Sembra una promo. Sì, veramente. Sì, sembra veramente una promo. Scusa, Ieri abbiamo fatto la spesa. Ho visto il taleggio. L'ho comprato. No, vabbè. Ma ragazzi, mi potete dire qualcosa? Allora, sto cercando ancora quel sapore. Pizzica, senti che pizzica. Mi ricorda sicuramente mio nonno a Bovolo. A Bovolo. Dove ha la casa nei boschi. Ma lui sta cercando di descrivere il sapore del broccolo crudo. Sì, esatto. E tu come lo descriveresti? No, il latte come broccolo crudo. Aiutalo, ma no, come cicoria. No, io sono solo. Ma col latte ci sta, non ci sta. Ma chi se ne frega, è assurdo il broccolo crudo. Ma no, ma si sente il latte. Sorseggia quel latte che magari ha avuto. Ma la scoperta è vero di questa verdura cruda. Potrà avercela questo Nelson Venceslai, per favore. È assurdo il broccolo crudo. Ma può essere un cereale? Possono essere cereali? Sì. No. Chicchi di caffè. Ah. Siamo sicuri? Ma si può. L'abbiamo Internet guardato, è chiaro, ragazzi. Abbiamo fatto delle ricerche. Internet è chiaro, dice si può ma senza esagerare. Ma cosa vuol dire? Quant'è esagerare? Però in teoria l'abbinamento col caffè dovrebbe essere geniale. Così è esagerare. Caffè latte. Belli però, guarda che attraggono parecchio. Cioè, davvero, sembrano un po' degli scarrafoni ruzzola cacca. No, sai cosa sembrano di brutto? Alle elementari non prendevi le carrube e toglievi i semini da dentro? Sì, i semi delle carrube. Se tu dimmi che sei, andrai. Che odore. Pensavo fossero molto più duri. Ragazzi, non state ingerendo veleno. È comunque caffè. Non sacco preoccupato. Sì, sono preoccupatissimi. Scusami, ho paura per la pressione. Ah, no, okay. Cosa è successo? Ah, per far vedere la scatola, bellissima. Ti sta sputando. No. Ti sta sputando. Ma hai fame? Veramente una delle cose più amare mai mangiate. Ma buono. Ma così pesante, scusa. Non lo so, però ho paura di star male. Ancora. E ogni morso sentivo la morte pervadere il mio organismo. Non lo capisco. Non lo capisco. Più coraggioso. Ma poi non è buono. Cioè, non ha sapore. È come se masticassi del carbone. Consistenza divertente. Sapore intenso, ti sveglia anche per me. Sembra sabbia. Assolutamente approvato. Possono essere cereali? Sì. No. Ciccioli. Sì. Cosa? Pari con gli orsetti gommosi. Ci sono i ciccioli per me. Secondo me sono una cosa buonissima. Ma era pazzesca, concordo. Adesso benissimo. Non lo so, prendo quella polverina. Poi godo doppio. Perché a Cesare invece fa schifo. Ma io mi piace quando Cesare sta male. Ma fanno accapponare la pelle. Guarda qualche bisteccone di grasso. Ma vorrei assaggiare un pezzettino, che sono veramente drogato. Ah, mi viene. A casa me li mangiavo delle scatole intere. Avete presente quando vi pulsa lo stomaco? No, dopo un po' ti viene da sboccare da quanto sei satollo. E dopo dovete anche bere il lattino, Sì, questo un mese di palestra a fagioli. Ma non è quello, Guarda qua come galleggiano. Guarda la polverina di cicciolo. Smettila. Pronti? Ma no, quanto è timido. Dai, Cesare, no, su, caccia quel cucchiaio. Mamma mia! Senti che come mamma mia? Mamma mia! Guarda che secondo me Cesare, cioè, non lo ammette ma gli piace. Non so come secondo me possibile. Riconosce che c'è qualcosa di strano. No, dai, no. Ho visto tutto io. Non so che cosa sia successo, ma il latte è diventato estremamente dolce. Come sapore non mi dispiace, okay. Ma quando sento la consistenza e capisco che ho in bocca del grasso. A parte che esteticamente sembrano i pepitoni. Non capisco. Ma allora, come vai avanti a mangiarlo. Adesso ti fai tutta la tazza. Poveri. Possono essere cereali? Sì. No. Popcorn. Ah no, ma cosa stai facendo? Oh. Non ne abbiamo più, ragazzi. Mi ispira un botto questo abbinamento, comunque. Scusami. Sono stato troppo abbondante. Cavolo, sono buoni i popcorn. Ma molto buoni. Come facciamo a fare una mancia silenziosa? Ma infatti, ma non possiamo fare una mancia silenziosa. Ho un dubbio. Appena entrano in contatto con l'acqua, non diventano moscissimi? Ah, mi sa di sì. Io. No! Si affievoliscono. Sì, e fanno rumore, guarda. Diventano tristi. No. Pazzesco, si sgonfiano proprio. Posso rispondere alla domanda? Sì. Possono essere dei cereali? No! Assaggiamo. Ma sono un po' dubbioso. Sì, Cesare, ha questo abominio. Ma perché? Vabbè. Ma è una scapola. Sono proprio di muta di serpente. Sono un po' di muta. Sono di viscido, di rettile. Ma guarda che i rettili noi li pensiamo viscidi, ma in realtà sono secchi. Sono di pelle, ok? Ma io ti dico, in realtà non sono male. Li trovo salatini al punto giusto. Sì, ma vabbè, stai pensando normale. Mi sta venendo a vomitare un po' il pensiero di rimettere in bocca un cucchiaio di questa sbobba. È proprio sbobba. È sbobba. Possono essere cereali? No. No. Mix di legumi.
E dobbiamo sbrigarci per ovvi motivi logistici. E puzza? No, perché? È che sono bagnati i fagioli e stanno bagnando la scatola. Guarda che è impermeabile. Non secondo è impermeabile. Non ci avevamo pensato. Guarda che popone che sta venendo a me sotto, sembra perché si sta che sia perfetto. Ma questi mi ispirano. Anche perché secondo me da qualche parte vengono cotti i legumi con latte. Però il mais potrebbe essere buono. Potrebbe essere buono. Cioè, se tu ti immaginassi il mais da solo nella sua dolcezza nel latte, ci starebbe di brutto. Ma però anche i piselli, eh? Sembra un po' una passata di verdure andata male visivamente. Bello, colorato, beh dai. Boccone in arrivo. Abbiamo qualche problema? Si trovano delle difficoltà. Nel fagiolo. Il fagiolo borlotto? U pastosità du fagiolo, ma perturba. Confermo che il mais sarebbe una bomba a mano, mentre il fagiolo si spappa e ti lascia questa purea sottrae in bocca. Siamo davanti a una colazione che secondo me può piacere o non piacere, ma è una mazzata di proteine notevole. Notevole. Il profilo amminoacidico incompleto del legume si completa con il latte. Iniziare una giornata così e iniziarla in sei modo contento, forse più completo. Cioè, mangi una tazza di questi qua e poi vai a fare yoga e sei a posto. Correggiando come un matto. Bomba. Possono essere cereali? Sì. Qui davvero però passi la giornata arrieggiando. Cruciverba della fattoria. Prego. Scherzi? Non c'è la punta. Come c'è la punta? Mi hai dato una penna senza punta. Ma veramente? Vuol dire? Non c'è proprio la punta. Non è vero, ma sai, ma c'è tutto l'inchiostro sul fondo. Ma è distrutto. È una penna bicca, ma è infallibile. La vuoi? Niente, ci abbiamo provato. Ci giocheremo. Sì. No, non ci deve giocare. Certo, Frank è appena uscito su Around the Valley un video noiosissimo dove Frank gioca ai giochini dietro le nostre scatole di cereali. Grazie per aver guardato questo video. Speriamo di aver ancora una volta ammaestrato. Donatovi, si dice, donatovi. Concessovi ti. Emozioni. No. Non regaliamo niente. Vendiamo. Solidarietà. Emozioni e spunti per affrontare le vostre colazioni d'ora in avanti. Ci vediamo presto e speriamo che la vostra giornata sia andata e andrà bene. Arrivederci. Peperoni cruschi.